il Santo Benedetto aveva deciso di sommergere la lingua di quel mondo, se non quel mondo stesso. Ma quando stava per procedere alla distruzione totale, aveva avuto un momento di resipiscenza e aveva pensato: ma no, forse possiamo trovare un giusto su cui ricostruire l'umanità. In fondo l'umanità era la sua creatura più preziosa, era il suo partner nella creazione, o doveva essere, l'ha previsto così, ed individua un uomo giusto, Noè, il famoso Noè. Bisogna ricordare che Noè indiscutibilmente dei meriti li avrà, Noè è l'inventore del vino. Possiamo già trarre una prima lezione da questo fatto. Ogni volta che ti incontro, fra parentesi siamo di nuovo al Teatro Vittorio a Roma, io sono come minimo emozionato, nel senso che sei sicuramente una delle persone che più ci ha dato idee su quello che ci circonda, e su, sia dal punto di vista politico che artistico. Non ve l'ho presentato, ma non so se è giusto farlo alla fine, perché risulta quasi inutile, perché per noi di Io Giornalista TV Monio Vadia non è sicuramente un ospite, ma viene a casa sua. E quindi in tal veste vorrei riannodarmi a una vecchia intervista che abbiamo fatto, anche perché la situazione non è migliorata, semmai è peggiorata. Possiamo tornare in Israele e in Palestina e vedere un attimo tutta questa marea nera che si sta muovendo intorno all'Israele, intorno a quella zona, e che sta poi portando questa massa di immigrati, emigrati verso l'Europa, sta mettendo fortemente in difficoltà il mondo intero. Sì, diciamo che le cose sono decisamente peggiorate, diciamo che al di là di tutti gli altri problemi che ci sono, come quello della Siria, come quello della Libia, che sono poi sempre risultato delle logiche di potere, che sono l'unica denominatore comune di tutti questi eventi, solo che oramai invece la situazione israelo-palestinese, che è una situazione a sé, oramai i governi israeliani non hanno nessun progetto, vanno come delle pecore cieche verso una situazione impossibile e deflagrante, perché tu non puoi tenere in un bantustano in condizione di apartheid un intero popolo senza pensare che prima o poi questo deflagrerà. Quindi c'è, oltre in una situazione intorno che è tremenda, la esatto, è chiaro, oltre a una situazione di ingiustizia terrificante e gravissima, c'è anche una forma di cecità, miopia, stupidità di questa classe politica israeliana. Siamo al di là del anche del, e tutto questo naturalmente avvelena il futuro di Israele, non solo prima i palestinesi, e non lo vogliono capire. La situazione è disastrosa. Quanto ai migranti, io sono profondamente convinto che l'unico modo per risolvere la questione dei migranti è diciamo guardarli come una risorsa, un po' come l'America ha guardato gli italiani, la marea tremenda è lì da vedere, è un paese di emigranti. Allora questi, già la seconda generazione, saranno cittadini italiani. Significa intanto, sai, secondo alcuni analisti, perdonami, ti interrompo, ma alcuni esempi che di attentati, di mancata integrazione, questo lo so. Ma perché noi poi lasciamo le balie, lasciamo noi. Sì, ma il problema, tutto questo sono problemi che nascono da un mondo profondamente ingiusto. Si risponde a questo costruendo un mondo di giustizia. Questi giovani che cavalcano poi l'estremismo vedono solo ingiustizie, vedono solo violenze. Verrebbe da dire come potrebbero reagire altrove. Come potrebbero reagire anche se sono in quel paese lì. Vedono solo violenze e ingiustizie, vedono che l'Occidente dice di esportare la democrazia, esporta violenza, morte di donne, vecchi e bambini. Come possono venire su se sono giovani appassionati? È chiaro che, ma se invece noi cambiamo, è il modello di sviluppo che va cambiato. Questo modello di sviluppo oramai è arrivato alla frutta, produce solo disastri, privilegi enormi e impoverimento. C'è da stupire delle reazioni, anche quelli che stanno bene di famiglia, tra questi giovani che vengono dal,
che sono nati e di seconda generazione, ma insomma si sa che i militanti per le battaglie contro le ingiustizie spesso nascono anche in famiglie benestanti, ma è venire su vedendo che appunto, no, queste mentre possiamo ricordarci che il fondatore di Al-Qaeda alla fine veniva da una delle famiglie più ricche sì, arabo-americane, teniamo conto, no? Cioè, però di questa cosa, la CIA aveva usato i mujahideen, aveva usato i combattenti afghani, perché era una città della CIA, ma... E poi cosa ha fatto? Una volta finita la guerra, distrutto l'Afghanistan, se n'è andato via, che se ne frega, e pensa solo alla sua egemonia e a mettere basi militari. Come vuoi che reagisca uno a queste cose? Ora, io non giustifico il terrorismo, intendiamoci, ma non fino a quando non ci sarà un progetto di edificare un mondo fondato sulla giustizia, sul rispetto della dignità di ciascuno, un mondo dove non arrivano un gruppo di potentati finanziari, un pugno di speculatori, e pretendono di egemonizzare tutto il mondo per i loro interessi. Non solo, ma probabilmente di far soldi col nulla. Perché di fare soldi da soldi, ma no, ma poi di avere naturalmente il controllo geopolitico, geostrategico sui gasdotti, sui pipelines del petrolio. Che cosa ci aspettiamo? Che questi reagiscono come possono, come sanno. È una situazione che però sta peggiorando, perché il fenomeno Trump negli Stati Uniti non è da sottovalutare. Ecco, e poi non solo l'Occidente, non pago di essere responsabile del peggiore crimine della storia dell'umanità, non l'unico responsabile, ma il principale responsabile, cioè il colonialismo, in tutte le sue forme, colonialismo, postcolonialismo, neocolonialismo. Non gli basta questo, no, ma pretende anche di dare lezioni, pretende anche di avere di più. Cioè, non solo non fa il cammino di dire questo è stato un errore, noi dobbiamo emendarlo, no, tira fuori questa destra aggressiva che non solo ha fatto quello che ha fatto, cioè il disastro totale del mondo, ma vuole anche continuare per depredare quello che resta, l'acqua, qualsiasi cosa. Risorse. Come può andare questo mondo? È già un miracolo che non scoppi del tutto completamente. Però in questo quadro, che non può che essere al momento negativo, tu per esempio stasera presenti, in questi giorni a Roma stai presentando uno spettacolo che invece cerca di gettare un raggio di luce. Io getto un raggio di luce perché ho capito una cosa da diversi anni, che se non ci sarà una vera rivoluzione interiore, spirituale, intendi laica, e non parlo di religione, ma se noi non ritroviamo, io parlo di spiritualità, non di religione, non ho niente contro le religioni, ma ciascuno si tenga la sua. Allora c'è qualcosa di vero, l'umanità sa esprimere esseri spirituali. Allora ho cominciato a interrogarmi, ma io dove ho trovato questo tipo di umanità? E ho pensato nei miei vagabondaggi nel mondo dell'esilio ebraico che c'è stata questa umanità. La spiritualità è quella che ci unisce, cioè noi dobbiamo ritrovare il bandolo del senso, perché abbiamo perduto. Che cos'è il senso di questa vita? Produci, consuma, sopravvivi, corri dietro ai lavori interinali, precari, non c'è più nessun senso. Il senso ci è stato espropriato dall'industria del senso, che ci vuol far credere che il senso della vita sia fai le start-up, lavora in un call center, comprati l'ultimo telefonino, questo sarebbe il senso di una vita. Questa non è vita, questa è sopravvivenza. Sopravvivenza oltretutto truffaldina, perché ti si fa credere che tu hai... Guarda, a partire da questo... L'automobile nuova, il telefonino sì, nuovo. Ma il telefonino, per esempio, i telefonini, che sono dei mezzi anche utilissimi, non ti insegnano neanche cosa ci puoi fare con un telefonino, che per esempio tu solo col laptop del tuo... Col tuo iPad ti puoi laureare nelle più grandi università degli Stati Uniti, o della Russia, o della Germania. Cioè dovrebbe essere un mezzo che ti fa crescere, ti fa studiare, che ti fa capire il mondo. Invece cosa diventa? Per chattare, per fare cose sempre più Facebook, utili. Facebook, riaccendere, perché cosa? Per diventare un idiota informatico. E allora ecco che queste esplosioni di estremismo nascono dall'insensatezza del mondo. E un giorno queste potrebbero veramente diventare pesanti. E quindi questo il castigo. Allora io invece cerco di dare un contributo a dire: o noi dobbiamo
ritrovare il senso profondo della nostra esistenza per contrapporci a questi fenomeni consapevolmente e sapere che l'unica cosa che non ci possono togliere è ciò che abbiamo dentro. Ecco. E allora ritrovare il senso dell'interiorità, il senso della spiritualità. Questo è. Cerchiamo di ragionarci, adesso lo lasciamo scappare perché deve preparare lo spettacolo, inizia veramente fra poco, ci ha fatto questa gentilezza. Devo fare anche una cosa. Ringraziamo Monio Vadia, Alberto Marolda per Io Giornalista TV. Grazie. Grazie. Ciao Alberto. Grazie. Ebbene, allora il Santo Benedetto aveva deciso di sommergere la lingua di quel mondo, se non quel mondo stesso. Ma quando stava per procedere alla distruzione totale, aveva avuto un momento di resipiscenza e aveva pensato, ma no, forse possiamo trovare un giusto su cui ricostruire l'umanità. In fondo l'umanità era la sua creatura più preziosa, era il suo partner nella creazione, o doveva essere, l'ha previsto così, ed individua un uomo giusto. Noè, il famoso Noè. Bisogna ricordare che Noè indiscutibilmente dei meriti li avrà. Noè è l'inventore del vino. Possiamo già trarre una prima lezione da questo fatto. L'acqua è per i malvagi, il vino è per i giusti. Ma diciamo questa è un'illazione. Ebbene trova Noè e spiega Noè come deve fare per sopravvivere al diluvio universale. Recentemente è stato mostrato un film su questa storia con il grande attore Russell Crowe, secondo me una boiata di proporzioni più che omeriche e bibliche insieme, ma insomma noi stiamo alla storia. Ebbene, il Santo Benedetto dà istruzioni a Noè. L'istruzione è costruire un'arca, cioè un enorme naviglio che potrà galleggiare durante 40 notti e 40 giorni di pioggia. Costruirlo è fatica, è un lavoro che durerà mesi e l'Eterno dà tutte le istruzioni dettagliate. Poi, una volta finito, dice a Noè di portare dentro una coppia di ogni animale, un campione di ogni pianta e, per inciso, vorrei dirvi che il mio amico sacerdote cattolico Don Andrea Gallo diceva: è iniquo criminalizzare la marijuana e l'hashish, perché se ci sono vuol dire che il buon Dio ha ordinato di metterli nell'arca. Ora, con anche quello, arriva il diluvio, pioggia, 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 la nave galleggia, l'arca galleggia, 40 notti, 40 giorni, tutto viene sommerso, tranne l'arca. Poi le acque si ritirano, l'arca si deposita sul monte Ararat. Che cosa succede a quel punto? Si apre una finestrella, esce una colomba che tornerà con ramoscello d'olivo, il nuovo patto, e appare l'arcobaleno. Bene, e poi la vita ricomincia. Ma ci sono maestri che non sono convinti di questa storia. Vabbè, ma di fronte alla grande distruzione che lo circondava, come reagì Noè? Immaginatevi di essere voi, aprite la finestra e vedete solo cadaveri, relitti, animali gonfi di acqua, fango, distruzione, tutto è morte e distruzione. E allora nasce questa storia. Noè fu preso da una terribile depressione, di notte si lamentava come un ammalato grave, non dormiva, di giorno vagabondava come un ossesso, non mangiava, deperiva. Il buon Dio lo lasciò cucinare così per un po', 15 giorni diciamo, e però poi gli si manifestò. Noè avvertì la inquieta presenza del Santo Benedetto, si mise all'ascolto e udì la voce dell'Eterno che gli disse: Noè, che cosa succede? Guarda come ti sei ridotto, guarda come sei inconciato, guarda che occhiaie, che cosa fai ragazzo, ti droghi? Vabbè, hai problemi. Perché non mi hai chiamato? Ah, voi uomini siete speciali, sempre a tirare Dio per la giacchetta, ma quando bisogna confrontarsi scappate come conigli. Va bene, avanti, sono venuto io.
sputa il rospo, Noè. E Noè, come se un uncino gli lacerasse le carni dei tre corpi, sforza la voce ed esce come quasi un rantolo una domanda rivolta al santo benedetto. Padre dell'universo, padre dell'universo, era proprio necessario tutta questa distruzione? Doveva essere così, perché, perché? Che ti avevano fatto i virgulti innocenti, i feti, nei ventri delle madri incolpevoli, perché tutto questo, perché? Allora la mia storia dice che a queste parole di Noè il Padre Eterno si è infuriato. Avete presente l'ira di Dio? Quella lì. Cominciano a tremare tutte le volte nei molteplici universi. Sembra che tutto crollerà, il creato intero, che rimploderà all'interno di quel puntolino che ha preceduto il Big Bang. È tremendo quel momento, ma poi il buon Dio trova la forza di raffreddare la sua colonna. Pian piano tutto ritorna in equilibrio, però in una sospensione innaturale. E quando il mondo è così sospeso in una sorta di virtualità algida, si sente uscire la voce del divino, mai udita prima così e mai udita dopo, che a sua volta rivolge una domanda a Noè. E la domanda dell'Eterno a Noè è questa: Noè, ma adesso me lo vieni a chiedere? Ah, il migliore degli uomini aveva solo pensato di mettere le sue chiappe all'asciutto con la sua famiglia, ma non aveva pensato a perorare la causa di quell'umanità. Per quanto malvagia fosse quell'umanità, meritava una perorazione, una difesa, e Noè non l'aveva fatto. Abramo si comporterà diversamente con Sodoma e Gomorra. Bene, ora voi potete capire che se il migliore degli uomini si è comportato così, non è difficile darsi ragione di come si è cominciato. Però c'è un vantaggio. Io posso assicurarvi che il buon Dio non manderà un secondo diluvio universale. Non perché non ce lo meriteremmo, ma per un'altra ragione. Perché il buon Dio ha drammaticamente constatato la totale inutilità del primo diluvio. Perché mandare un secondo a questa umanità di imbecilli?